Oh sì sì, 2024, 50 km, 60 perché 50. Vediamo, è tutto un anno che ci lavoro. Vediamo un po' cosa ci portiamo a casa. 9-10 ore, l'ideale sarebbe 9 ore. Vediamo un po' che cosa succede. Sono confidente, come direbbe il pupigno. Confidente, c'è veramente la parte difficile è stata fatta, gli allenamenti. Ora rimane che divertirsi e ci divertiremo, mi divertirò. Sì. Champedac, il paese del San Bernardo. Noi siamo qui, adesso corribile e poi rampa. Questa è la prima rampa e qua prenderemo un po' di gel, prenderò un po' di gel di quelli che caffeina. Lasciato il ristoro di Champedac in orario, perfetto, temperatura buona, si suda parecchio. Adesso c'è un tratto corribile fino ai piedi della prima salita impegnativa della giornata. Tutto sommato buono, molto buono. Bravo, bravo, grande. Bravo, bravo. 2 ore 42, quasi 17 km. Sono sulla fase della salita. C'è da arrivare. Ah, poi credo che si cominci a scollinare. Primo tratto bello impegnativo, ho ancora la testa un po', non è ancora sintonizzata, però ho già voglia di birra, non so se è un buon segno. La jet 3 ore 08. Com'è? Ancora un'oretta. Km e mezzo, 3 ore 37. Sto dando quel che posso. Va bene. Non sono ancora tranquillo, ma va bene. 9-10 ore. Poco importa. Allora, con questo ristoro 3:36, invece siamo a 3:52. Una ventina di minuti di ritardo, va bene, saranno 9 ore e mezza, chi se ne, là davanti credo che ci sia signor Montebianco, quindi va bene, va bene, va bene. Allora rettifico, siamo a Trient, 3:55, doveva essere qui 3:56, 3:52. Vedete lì, 3:52, preso gel, preso caffeina, adesso c'è la seconda salita della giornata, quindi siamo in tempo, siamo in orario, molto bene, andiamo, avanti. Dai, come dicevo prima lì c'è il Monte Bianco, sono un po' più contento di essere in orario. Adesso
10 km e c'è il prossimo punto acqua. 10 km da fare in 2 ore, vista la salita qua, pianoro, saltina, da 3,52 a 3,36. Dai, avanti, il Monte Bianco è là e quindi ci arriviamo. Avanti, dai. 30 km, 5 ore e 19. Ah, bello questo passaggio sui lastroni. Adesso metto via la telecamera perché c'è da tenersi. Che faticazza. Sei ore e 28 col della Balm. In ritardo. 5:36 era il previsto, poco importa. Adesso c'è un altro punto acqua, super discesone. Prossimo ristoro 11 km, 12 km. E poi c'è l'ultima salita ed è fatta. Direi che si può ripartire. Vediamo cosa dicono le previsioni. Siamo a 2760, più un'ora, quindi 10 ore. Vabbè, dai, piuttosto che niente, me piuttosto. Là dobbiamo arrivare. Un gran carne. Guardate qua. Questa è la montagna. Montestella, eccetera, eccetera. Guardate qui. Probabilmente dobbiamo arrivare là sotto. Ancora siamo a 35, 45, 50, una ventina di chilometri. 20 chilometri sono 4 ore, 6 e 4, 10. Adesso dai. Forza Marco, dai. Tutti i sacrifici li hai fatti per questa gara, quindi da cadente, eh? Nessuna scusa. Check. Piede, va bene. Tallone, ma si sente in lontananza. Le gambe stanno bene. La pancia, ottimo. Le braccia ci sono. La testa, c'è. Si è fasata, ci sono voluti una ventina di chilometri prima di fasarsi. Ma questa strada, questa qui è da correre, dai Marco. C'è un po' di pesciolini nella pancia, ho esagerato con l'acqua, però meglio così che disidratarsi. Dai, vado a Monte Bianco con il suo ghiacciaio.
Eravamo là, se andavamo per terra, eravamo là in alto, siamo scesi, adesso saliamo ancora un po' per l'ultima salita impegnativa, ma non è ancora questa. Intanto qua vediamo, questa è la valle di Chamonix, il ghiacciaio, chissà per quanti anni ancora lo potremo riprendere. Già ci sono gli articoli di giornale che dicono che si sta sciogliendo in maniera definitiva. Al 42esimo chilometro, 7 ore 36, comincio a prendere coscienza che stiamo raschiando il fondo, sto raschiando il fondo. Nulla di particolare, proprio, boh, non lo so, discese scandalose, salite penose, tratti corribili, nella media. Adesso ci dovrebbe essere questo piccolo dossetto e poi il prossimo ristoro, dove prenderò gel, gel isotonico con caffeina per affrontare l'ultima salita e gli ultimi 7 km di discesa. Altro che 7 km in un'ora, se è una discesa con le pendenze che ci sono state adesso di là, ci sarà da ridere. Bonjour. Buon Marco. Merci, bonjour. Non ho nessun motivo per ritirarmi, ma sarà dura, è dura, però vado avanti, perché non bisogna mai mollare fino alla fine. E poi alla fine c'è Claudia che mi aspetta con la birra. Boh, basta, c'è quello, cosa posso voler di più? Dai, 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 ci si vede dopo. Chilometro 45, 8 ore, dovevo essere qui alle 7.15, 45 minuti di ritardo. Fa niente, adesso un bel gelo, ho bevuto 3 Coca-Cola. Se non basta questo, pazienza. Merci. Sono quasi arrivato all'ultimo. L'ho camminata tutta. Allora, è chiaro che non si molla finché non è finita. Questo è poco, ma sicuro. Però bisogna fare qualche cosa qua. Non mi posso spegnere così su una 60, perché cos'è che non va negli allenamenti? Tanti zombie. Tutti che stringono i denti e la portano a casa. Grandi. Leger, 50 km, distrutto,
5 minuti di fiato e poi riparto. Ci sono ancora 8 chilometri. Fit Canicola, birra fredda, e questa volta il cavatappi c'è, apri bottiglie. E anche Chamonix l'abbiamo conquistata. La birra da finisce. Ma anche grazie a chi lavora dietro le quinte. Grande Claudia. Che dà anima e corpo alle imprese.